Un altro elemento è il raggio, indicato con la lettera R corsivo minuscolo, dalla definizione che il raggio è un segmento che unisce il punto O origine ad un qualsiasi punto appartenente, disegnerò il mio bel raggio di 3 centimetri, mi darà l'ampiezza che dovrò utilizzare per costruire il mio cerchio, perché il raggio, partendo dal centro, altro non è dall'origine e collegandosi a qualsiasi punto della circonferenza, altro non è che uno strumento di misura con cui mi devo confrontare per costruire il mio cerchio e delimitato il mio cerchio, delimitandolo dalla circonferenza. Il raggio, quindi, è una delle dimensioni che utilizzerò per costruire il cerchio, tenendo ben presente che corrisponde alla metà del diametro, che è una delle dimensioni principali utilizzate per individuare l'area o la superficie del cerchio. Un altro elemento fondamentale, lo abbiamo detto prima, è il diametro. Indicato con la lettera D corsivo dell'alfabeto. Il diametro è una corda, cioè segmento, che unisce due punti della circonferenza passando per il punto O origine. Tengo a precisare che il diametro è l'unica corda che passa per l'origine. Inoltre, fondamentale, il diametro misura il doppio del raggio. Ok? E questo lo sapevamo. Quindi, se ho un diametro, un raggio di 3 centimetri, il doppio sarà esattamente 6 centimetri. Quindi, diametro uguale 2 per raggio, che è uguale a 2 per 3 centimetri, che è uguale a 6 centimetri. Quindi, effettuando una circonferenza con raggio di
3 centimetri, il suo diametro sarà esattamente il doppio. La corda deve passare per il centro per essere definita un diametro. Qui ricorderò in una nota che il raggio è una semicorda che misura la metà del diametro. Ok? Proseguite. Copiate bene. Andiamo avanti. La corda è un segmento che unisce due punti qualsiasi della circonferenza. Ci siamo? Allora, anche qui, guardate bene, disegnerò una circonferenza con raggio di 3,5 centimetri. Quindi metto la mia bella squadra, predispongo il segmento misura 3,5, indicherò questo come raggio e lo utilizzerò come strumento di misura del mio compasso. Dopodiché lavoro, l'ho fatto troppo vicino, cancello e lo metto qui e ho costruito la mia bella circonferenza. Questo è il raggio, ma se il raggio unisce il centro ad un punto qualsiasi della circonferenza e il diametro è una corda che passa per il centro, la corda è qualsiasi segmento che unisce, ripeto, qualsiasi segmento che non passa per origine, se non è una corda speciale chiamata diametro, ma unisce due punti qualsiasi della circonferenza. Ad esempio, ho disegnato due corde. La corda A e la corda B. E le vado pure a misurare. Indicherò il nome delle corde con la lettera stampato minuscolo dell'alfabeto. Quindi la corda A misurerà empiricamente, collega due punti della circonferenza e misurerà empiricamente, io più o meno ho una misura di 5,2 centimetri. La corda B misurerà empiricamente, la corda B uguale
6,1 centimetri. Questa è B e questa è A. Il raggio abbiamo detto che misura 3,5 centimetri. Il diametro che passa perfettamente per il centro è una corda speciale che unisce i due punti della circonferenza, ma passa per il centro e chiaramente misura il doppio del raggio. Quindi il diametro è uguale a 2 per raggio, che è uguale a 2 per 3,5 centimetri, che è uguale a 7 centimetri. Vediamo. In effetti misura perfettamente 7 centimetri. Quindi ricordo a tutti che la corda altro non è che un segmento che unisce due punti qualsiasi della circonferenza, ma per essere tale non deve passare per il punto di origine, altrimenti si chiama diametro. Il diametro è una corda speciale passante per il centro, per il punto O di origine.